ringrazio la rivista I Trattori perché in un momento come questo, che l'agricoltura è tornata centrale nel dibattito pubblico europeo e nazionale, viviamo un momento di particolare complessità. C'è una pressione cui gli agricoltori sono sottoposti perché questo Green Deal, il Farm to Fork, tutte le decisioni della Commissione spingono verso un'accelerazione nella transizione ecologica, però l'hanno fatto forse nel momento più sbagliato, perché noi avevamo già fatto la riforma della PAC, una riforma importante che è entrata in vigore solo un anno fa, il 1° gennaio 2023, e in questa riforma la componente ambientale è significativamente aumentata. Basti pensare agli ecoschemi, abbiamo legato il 25% di tutti gli aiuti PAC ai comportamenti ecologici. Ebbene, nel momento in cui gli agricoltori europei stanno applicando la nuova PAC con questi nuovi impegni ambientali, la Commissione ha messo sul tavolo tante proposte legislative, almeno 4 proposte legislative che vanno a accelerare questo percorso. Penso al regolamento fitofarmaci, con il divieto di utilizzo di fitofarmaci fino al 50% di riduzione entro il 2030. Penso alla direttiva emissioni industriali, che aveva incluso le stalle, paragonando le nostre stalle dei bovini ad una fabbrica, ad un inceneritore. Ma penso anche al regolamento sul ripristino della natura, che ha dato una sensazione drammatica agli agricoltori. Cosa hanno fatto fino adesso? Hanno distrutto la natura e quindi la dobbiamo ripristinare. Insomma, gli agricoltori si sono sentiti sotto accusa, si sono sentiti non protagonisti di questa transizione ecologica, ma imputati. E da qui, piano piano, un senso di malessere generale che ha portato poi, con le decisioni nazionali, di ulteriore spinta verso attenzione nei confronti ambientali. Penso alla decisione tedesca di non dare più gli aiuti al gasolio agricolo, penso alle decisioni francesi o olandesi di abbattere il 30% dei capi in allevamento. Tutto questo ha creato una situazione insostenibile, da qui sono sfociate un po' le proteste in tutta Europa. Ma l'Europa adesso intanto ha in gran parte cambiato, modificato o addirittura rinviato alcune di queste decisioni, quindi diciamo questa pressione che è stata sottoposta dalla Commissione oggi in realtà non si applica, perché l'abbiamo in Parlamento europeo, in Commissione agricoltura, siamo riusciti a rinviarla o addirittura a cancellarla, a correggerla. Ciò non toglie che però bisogna adesso ricucire questa rottura che c'è stata tra il mondo dell'agricoltura e il mondo della comunicazione, il mondo della società civile. Ricucire questo rapporto che si è spezzato con le comunità rurali sarà il principale impegno della prossima Commissione europea, dove mi auguro che ci sarà un commissario dell'agricoltura capace di bilanciare anche queste pressioni ecologiste. Nessuno mette in discussione la transizione ecologica. Sappiamo che dobbiamo fare dei passi avanti e che gli agricoltori dovranno fare la loro parte. Però sappiamo anche che gli agricoltori sono i protagonisti di questa transizione. Non si possono fare non si possono raggiungere grandi risultati di carattere ambientale se non sono coinvolti i principali attori di questo cambiamento, quelli che gestiscono il 70% del territorio europeo. Ecco perché è fondamentale che ci sia un'attenzione verso un mondo che ha sempre rappresentato nei principi europei una bandiera, tant'è vero che i grandi europeisti sono sempre stati gli agricoltori. Ebbene, questo adesso l'abbiamo veramente messo un po' ai margini, noi dobbiamo fare di tutto per recuperarlo e io mi auguro e spero che anche con l'impegno del Parlamento europeo, della Commissione agricoltura, questa ricucitura di rapporti con le comunità rurali potrà avvenire. Un grazie da Paolo De Castro e un augurio alla rivista I Trattori e a tutti i lettori.